Finito il 2017, è tempo di bilanci. Com'è andato l'anno che si è concluso? Lo abbiamo chiesto ad alcuni commercianti. Com'è andato il 2017? Direi all'incirca come l'anno scorso, senza infamia né lode, insomma. Ma diciamo che questo 2017 è stato un po' più lento confronto all'anno prima. C'è stato un po' meno turismo, portato anche dagli eventi successi qui in Torino, quindi diciamo un po' più rilento confronto all'anno scorso. Ma grosso modo è andato come l'anno scorso, come il 2016. Non c'è stata molta differenza, un pelino di più, ma poca differenza. Per lo scorso Natale si è speso di più o di meno rispetto a Natale 2016? Direi lievemente di più, ma lievemente, appena insomma. Diciamo di meno, confronto all'anno scorso di meno, ma proprio dovuto al fatto del meno turismo qua a Torino, confronto all'anno prima. Si è speso un pochettino di più, specialmente nella prima parte. Hanno speso all'inizio di dicembre, sono stati un po' più previdenti quest'anno, hanno cominciato a spendere prima e hanno poi un po' speso meno negli ultimi giorni. Che mesi saranno i prossimi, come li vede la prospettiva? Mesi piovosi come oggi, speriamo che siano buoni. Si intravede una leggera ripresa, ma leggera, molto leggera insomma. Diciamo un po' dubbioso, nel senso dipende molto da che cosa succederà qui in Torino, se verranno organizzati qualche nuovi eventi qui in Piazza Vittorio, che quest'anno sono stati veramente ridotti, causa anche il problema di Piazza San Carlo, quindi speriamo bene, diciamo, fiduciosi ma fino a un certo punto. Ma uno spera sempre che migliori, che sia, io sono sempre ottimista, per cui spero sempre di andare verso un miglioramento, poi vedremo come sarà, ecco. Però non credo che ci saranno grossi miglioramenti, ecco, francamente.